Ciao a tutti amici di Easy Run, siamo qui con Gerald, l'organizzatore, mitico organizzatore della gara del Giro del Lago di Resia. Mi diceva prima che doveva essere la 21esima edizione, invece è un'edizione speciale. Perché Gerald è un'edizione speciale? Perché adesso, dopo la pandemia, tutti hanno pensato che al momento tutte le gare vengono cancellate. Noi abbiamo detto no, non vogliamo cancellare la gara perché abbiamo un percorso bellissimo, 15 km intorno al lago, e la gente può correre. E abbiamo spostato la partenza arrivo qua a Resia, perché qua possiamo tenere tutte le distanze, abbiamo le strutture, ristoranti, bagni, ski pass, ritiro, e dopo abbiamo spostato qua e alla fine erano 2000 partecipanti e la gente è contenta di correre e dalle 7 della mattina alle 7 di sera certo. Si corre ogni 20 secondi e tutti sono contenti e il bello anche che abbiamo dato un segno a altri organizzatori in Italia che la vita deve continuare. Bravissimo, possiamo dire che sei il precursore, insomma, un po' del modo di vivere la corsa dopo il Covid. Sì, noi abbiamo la fortuna che siamo in una zona non a sovraturismo, abbiamo tanti alberghi, ma abbiamo tanti ospiti, ma da noi non è tutto pieno come i sentieri pieni, il paese pieno, abbiamo tante possibilità e quando uno viene qua da noi è tutto tranquillo, abbiamo veramente una regione molto sportiva e i due laghi, San Valentino e Resia, sono due gioielli, abbiamo due valli chiusi come la Valle Lunga e Valroia e per quello è una manifestazione così e per noi è molto importante per il turismo nella regione. Bravissimo, mi dicevi 2000 atleti, quanti italiani, quanti stranieri? Sì, sono sempre, ogni anno sono contento perché gli italiani vengono in tanti e alla fine abbiamo 1200 dei 2000 sono italiani e gli italiani sono anche più energici, corrono di cuore, di passione, non sono chiusi e siamo molto contenti che gli italiani vengano da noi. Sì. Quindi si può dire Forza Italia. Forza Italia e ho sentito anche in giro che, perché l'Italia è al momento è un po' in crisi dopo la pandemia, ma adesso noi abbiamo dato un segno a altri organizzatori che devono iniziare adesso e io sono sicuro che l'Italia ha delle potenzialità enormi, abbiamo due mari, abbiamo le montagne, abbiamo tanto cultura e no, se l'Italia non ce la fa nessuno ce la fa. Chiaro, complimenti ancora per tutto Gerald, in bocca al lupo perché secondo me così a occhio è una manifestazione bellissima, è la prima volta che vengo a Resia in vita mia devo dire, però penso che tornerò per la 21esima edizione competitiva a tutti gli effetti e devo dire che mi ha incuriosito molto il campanile, non vedo l'ora di passarci davanti di corsa e con questo io ti ringrazio, ti faccio ancora tantissimi complimenti perché l'impegno e la voglia di correre c'è, la gente ha bisogno di credere, ha bisogno di sperare e ha bisogno soprattutto di sport perché lo sport è vita secondo me. Grazie anche voi, il campanile ci aspetta, ci aspetta. Il campanile è ancora anche il prossimo anno. Sicuramente torneremo. Sì, e dopo abbiamo anche una bella manifestazione quest'anno. Non è solo il Tiro Lago di Resia, facciamo una gara dalla sorgente dell'Adige al mare Adriatico. Ah sì? 420 km. Cavolo, quando però, questo? Del 2 al 4 di ottobre. 1.37, l'ultima parte con amici di veramente micidiale al percorso, vi invito tutti a venire a fare la 21esima edizione perché è strepitosa, il panorama è fantastico, tira un'aria gelida ma il panorama è fantastico, ciao ragazzi alla prossima.